Vince e ottiene la matematica dei playoff la Lodigiani, che nella gara contro il Città di Ciampino si impone per 3-0. Decisivi le reti messe a segno da Mocerino, Cacciacarro e Capotosti. La gara viene ben interpretata dai ragazzi di Mister Caranzetti, bravi a non abbassare mai la guardia e a non concedere spazi alla manovra del City. La prima azione della gara è di marca ospite con De Troia, che dai 20 metri sfiora il palo alla testa di Sidori, facendo tremare la Lodigiani. La risposta locale è però immediata e al settimo Mocerino spreca una nitida occasione da gol facendosi neutralizzare da Maddalena nell'uno contro uno. Le due squadre si affrontano a viso aperto e questo permette allo spettacolo di crescere. Al decimo Carucci viene atterrato in aria dall'uscita del numero 1 ospite e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Carucci, che però perde il duello con Maddalena, che respinge il tentativo del centravanti. L'errore degli 11 metri però non spegne la verve offensiva dei Reds, che al quindicesimo vanno vicino al gol con il tiro cross di Ferreri. I minuti passano ed è Lodigiani a prendere in mano il pallino del gioco. Al 32esimo Mocerino si libera bene dai due avversari e dal vertice destro lascia partire un sinistro che è di facile lettura per l'estremo difensore. Punteggio che non sembra dover subire variazioni prima dell'intervallo, ma ecco che nel primo dei 2 minuti di recupero arriva il gol dei locali. Mocerino raccoglie un pallone arretrato nell'area di rigore e con un preciso destro regala il vantaggio ai suoi. Gol importante e meritato per la squadra di casa. La ripresa però si apre nel segno del Ciampino, che al 14esimo si procura un calcio di rigore con Luca Antoni. Dal dischetto va proprio Luca Antoni, che copre il collega avversario e manca anche lui l'appuntamento con il gol. Oltre al danno, però, arriva anche la beffa per la squadra di Morigi, che viene punita severamente dalla Lodigiani. I padroni di casa confezionano un'azione degna di nota sull'auto di sinistra e a beneficiarne è Cacciacaro, che, con una grande sovrapposizione, trova il tempo giusto per presentarsi davanti a Maddalena e battere l'estremo difensore con un preciso destro. 2-0 e Biancorossi in pieno controllo del match. Il Ciampino accusa il colpo e al 23esimo sbaglia di nuovo. Carucci si procura il secondo rigore di giornata grazie ad una bella giocata. Dal dischetto però questa volta si presenta Capotosti, il numero 10 non sbaglia e firma il gol che vale il tris. A questo punto il risultato è in ghiaccio e la squadra di Via della Capanna Murata concede qualcosa. Al 33esimo dagli sviluppi di una punizione a 2 in area di rigore il Ciampino centra il palo con Polinari che di sinistro sfiora solo la gioia del gol. Dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio che vede la Lodigiani vincere per 3-0 sul Città di Ciampino. Nel finale c'è spazio anche per la dedica ad un compagno infortunato. La Lodigiani vince e si aggiudica i playoff.